Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Ciao a tutti i nostri radioascoltatori e chi ci segue in diretta TV. Buongiorno e benvenuti con la prima puntata dell'anno 2018 di FIASP Podismo Informato da Radio Genius e Caffè 24. Come di consueto abbiamo un ospite e quindi io cedo immediatamente la parola, anche perché la puntata sentite un po' sottovoce, come si dice. Massimo, ciao Massimo, ci sei? Ciao Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, allora il 6... Buon anno anche. Ciao, grazie anche a te. Il 6 abbiamo una corsa, ci parli di questa corsetta? Allora, il 6 gennaio, giorno della Befana, come da tradizione a Peraga di Vigonza si svolge la 33esima edizione della corsa della marcia Quattro Passi di Rio Tergola. È una marcia appunto tradizionale che si svolge il giorno della Befana lungo gli argini del Tergola nel meraviglioso territorio del comune di Vigonza, con partenza dal castello di Daperaga in via Rigoni 1. Ci sono tre percorsi, i 6 chilometri, 12 chilometri e 20 chilometri, tutti in aperta campagna con partenza e arrivo dalla villa. Lungo il percorso i consueti ristori, uno nel ristoro nel percorso da 6, due nel percorso da 12 e ben 4 nel percorso da 20 km, più ristoro finale per tutti con gin brulè, tè caldo e dolci per tutti. Vendita delle scope, visto che è la marcia delle Befane, al termine della marcia. È una consuetudine per voi ormai da molti anni, quindi da quando io ho cominciato a correre ho sempre visto questa peculiarità della marcia, che è la vendita appunto delle scope, quelle proprio sembra quella delle Befana, quindi esatto, al termine della corsa tutti tornano a casa con una bella scopa da portare a casa per festeggiare degnamente la Befana. Ascolta Massimo, i orari di partenza, di ritrovo, parcheggi? Il ritrovo dalle 7 la villa è aperta, la partenza è fissata con inizio alle ore 8 ma è libera fino alle 9. Alle 8 partono anche i pacer che sul percorso lungo daranno il ritmo. Avremo i pacer per i 4.30, 5, 5.30 e 6 minuti a chilometro. Benissimo. Però, ripeto, la partenza è libera fino alle 9. Certo. Sono invitati particolarmente anche le famiglie e tutti coloro che avessero da smaltire le abbondanti libagioni delle feste natalizie. Sicuramente, quello è... rivolta a tutti. Quello è sicuro che abbiamo sgarrato in questi giorni. Certo. Va bene Massimo, ascolta, grazie infinite. Ecco, una particolarità, sì. Al ristoro finale c'è anche un piccolo spazio dedicato a coloro che avessero problemi di celiachia, quindi c'è proprio il ristoro finale per i celiaci con un punto totalmente senza glutine. Un'attenzione che abbiamo, visto che abbiamo diversi atleti del nostro gruppo che presentano questa realtà. Bene, molto molto interessante questa bel gesto, perché è un problema che sta emergendo sempre di più, quindi è giusto dar spazio, visto che l'attività è ludico ma è motoria, deve essere concessa a tutti anche chi ha delle difficoltà. Massimo, certo. Grazie infinite, ci vediamo sabato 6. Sì. Grazie a te, attendo, incrociamo le dita che sia un bel tempo, quindi speriamo. Va bene, ciao Massimo. Okay. Grazie, grazie, ciao. Sempre giorno 6, quindi giorno della Befana, abbiamo il gruppo organizzatore Dinamica, scusate, Ciappa e Befana, è la prima edizione, collaborano con il gruppo Mivao e Villa Ranconte. È una marcia che è a partenza un po' particolare, perché si parte alle ore 15, e si arriva alle ore circa 17. E sono 7 chilometri, alla fine c'è il ristoro offerto dagli alpini con ricche libagioni, quindi abbiamo cioccolata calda e vin brulè. A chi vuole assistere, quando al termine verso le 17.30, 17.45, ci sarà la consueta, comunque come tradizione
nel nostro territorio, nel Brusane a Veccia. Quindi alle 17:45 per chi vuole c'è questo spettacolo. Per quanto riguarda queste manifestazioni, noi diciamo del territorio di Padovano abbiamo terminato. Sicuramente negli altri territori limitrofi troverete ampie possibilità. A Vicenza, a Asigliano Veneto, Marcia del Radicchio Rosso sono 6, 12 e 20 km. Stiamo parlando sempre di sabato 6. Partenza dalle ore 7:30 alle ore 9. A Caselle di Bovolone, Verona, Camminada de Bacco, 7 e 14 km, partenza dalle ore 8:30 alle ore 9:30. Poi abbiamo sempre abbiamo Peraga di Vigonza, appunto, che abbiamo appena sentito Massimo che ci ha illustrato tutto il pacchetto dell'evento. E mentre per quanto riguarda la domenica successiva, quindi domenica 7, abbiamo a Vicenza Mirabella di Breganze, Marcia dell'Amore, 6, 13 e 18 km. La partenza è dalle ore 7:30 alle ore 9. E mentre per quanto riguarda è sempre a Vicenza, scusate, abbiamo a Sona. Scusate, sono di Verona, camminata di San Quirico, 7 e 13 km, partenza dalle 8:30 alle ore 9. Ma Mentre. abbiamo, scusami, abbiamo il presidente per un saluto di Perfetto, telefonata. benissimo, era una telefonata che stavamo attendendo, quindi Andrea, ciao. Ciao Matteo, buon anno a tutti gli ascoltatori di Caffè TV24 e di Radio Genius. Spero abbiate passato bene le vacanze. Ma io, come sente la voce, è stata non benissimo. Beh, vabbè, allora abbiamo qualcosa in comune, visto che anch'io sono reduce da un infortunio e quindi, diciamo così, non sono proprio neanch'io in splendida forma, però questo capita a tutti e cerchiamo di andare avanti e pensare che l'anno nuovo sia sicuramente migliore. Intanto cerchiamo di guarire. Già. Allora, com'è trascorso? Cosa ci auguri per questo 2018? Oltre che la salute a sto punto. Salute e serenità e sempre essere presenti alle manifestazioni è già una bella cosa, no? Quindi sicuramente mi auguro che sia per tutti noi un anno buono, un anno nel quale ci sono già molti impegni per chi ha già visto il calendario provinciale. Cominciamo subito, tu l'avrai già detto, dalle manifestazioni di sabato. C'è molto lavoro per il comitato, chiaramente perché ci sono anche proprio in questi giorni tematiche che riguardano un po' tutti e sono problematiche connesse all'attuazione delle direttive Gabrielli sulle manifestazioni, per cui ci troviamo ad affrontare la problematica dell'organizzazione delle manifestazioni sotto un altro punto di vista, qualcosa che si sta un po' più irrigidendo come aspetti normativi. C'è di grosso importante all'orizzonte il nostro appuntamento del 20 gennaio con la Staffetta Serenissima, Certo. che per il 33esimo anno ci porterà da Milano a Monteforte d'Alpone, per cui ci sono tante tante iniziative, tante attività. Non dimentichiamo che il 2018 è anche l'anno delle Olimpiadi VV in Sicilia, tra le quali noi saremo presenti con una delegazione anche di Padova e saranno presenti molti amici da tutta Italia per un appuntamento che vedrà circa 5-6 mila partecipanti da fuori Italia. Per cui è sicuramente molto molto lavoro da fare, ma anche molto molto divertimento. Ci aspettiamo e ci auguriamo veramente di farlo insieme in compagnia e in sano divertimento. Benissimo, allora io vi ricordo anche che c'è attiva la nuova sede, quindi anche per chi vuole venirci ad incontrare c'è la possibilità. Si parte con i tesseramenti 2018, quindi alle manifestazioni troverete il banchetto con la possibilità appunto di tesserarsi FIASP direttamente, affiliarsi. Quindi non ci resta che augurarci buona corsa.
un buon 2018 e di stare bene, in salute, di guarire. Va bene, Andrea. Grazie a voi. Chiaramente il pensiero va a chi appunto si trova in questo momento acciaccato con problemi di salute, augurando loro di rimettersi presto in fretta e di ritornare a farci compagnia, alle manifestazioni, perché questa è un'occasione per trascorrere insieme delle belle ore di serenità e così ci raccontiamo e cosa stiamo facendo e cosa abbiamo in mente di fare per questo 2018. Benissimo, ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti, Ciao ciao. arrivederci, ciao, grazie, ciao. Allora, noi finiamo questa puntata con la consueta rassegna degli allenamenti collettivi. Allora, abbiamo la lunedì 7 marzo, lunedì cammina con Casalse Lugo. Mentre al martedì abbiamo il training di Piave di Sacco, la partenza è alle ore 8, sono i percorsi sono 7, 6, 8 km. Il mercoledì abbiamo cammina e corri per Maserà, e la partenza è alle ore 20:30. Sempre mercoledì abbiamo l'atletica for Edil, cammina e corri nel tuo comune. E mercoledì corri le mura corri a Montagnana, la Paleo Run. Mercoledì 3 avete l'appuntamento a Rubano con la Paleo Run. Al giovedì doppio appuntamento perché abbiamo sia corri per Padova, quindi itinerante, e mentre appuntamento sempre fisso a Chioggia, corri per Ciose Marina. Io vi ringrazio, vi aspetto, speriamo, con un tono di voce più squillante al prossimo appuntamento. Buon giorno, buona serata, buon divertimento, buona corsa e buon 2018. Grazie. Caffè 24, Radio Genius e Fiasp vi hanno presentato Podismo Informato.